Assessore, abbiamo incontrato insomma, un poliziotto, un vigile urbano del comune di Arezzo che insomma, ci ha raccontato alcune cose, scelte diciamo, sul fronte economico, scelte anche sul fronte organizzativo, del tipo alcuni di noi si devono comprare le scarpe perché il comune non le passa, piuttosto che il parco mezzi è abbastanza obsoleto. Come risponde? Rispondo che il dialogo innanzitutto con l'amministrazione è costante, ci sono stati incontri con la sottoscritta e anche insieme alla comandante ce ne sarà uno prossimo proprio prima delle vacanze natalizie. Devo dire che le problematiche come quelle del vestiario necessitano sostanzialmente di una razionalizzazione, non si diciamo così nega il vestiario a chi ne ha bisogno, è necessario verificare che chi magari ha degli indumenti che non utilizza sia inutile acquistarli, quindi quello che abbiamo praticamente proposto è solo di avanzare le richieste di vestiario effettivamente utili. Quest'anno abbiamo fatto anche delle migliorie per quanto riguarda il comando, la palazzina dove attualmente risiede la polizia municipale, c'erano delle infiltrazioni sul tetto, abbiamo provveduto a sistemarle, c'era la necessità del sistema di aria condizionata che appunto d'estate rendeva impossibile la permanenza appunto soprattutto di coloro che prestavano attività nel servizio sanzioni ed è stato installato. Sono state acquistate due autoveicoli, in previsione è anche l'acquisto di anche motociclette, di conseguenza stiamo cercando di andare incontro a quelle che sono le esigenze di un sindacato che, come abbiamo visto, ha bisogno anche di rivedere il proprio ordinamento giuridico. Il fatto di essere equiparati ai dipendenti degli enti locali ritengo che non sia una scelta appropriata e questo, diciamo, come amministratore la condivido in pieno. Anche per quanto riguarda i cosiddetti mezzi di autodifesa, riconosco che per l'attività che svolgono di controllo sul territorio sia questa diciamo una degli aspetti che deve essere risolto e questa attraverso un ordinamento ecco giuridico che risale all'80 e che sicuramente è inadeguato alla realtà di oggi. Quindi il mio obiettivo è quello sostanzialmente di ridurre la componente burocratica amministrativa che impegna comunque percentualmente una buona parte di tempo degli agenti, cercare di sviluppare invece un maggior controllo sul territorio garantendo loro anche un'adeguata formazione anche per quanto riguarda corsi di autodifesa personale e di conseguenza io credo se c'è da parte anche degli agenti disponibilità in tal senso credo che una risposta maggiore anche a scapito di risorse non sufficienti sia possibile darla.